Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo dell'albero di Natale, ovvero come quest'ultimo è entrato sostanzialmente a far parte da circa un secolo nelle nostre vite. Va detto infatti che l'albero di Natale è un simbolo che molto spesso andiamo ad attribuire a, come simbolo pagano, ma in realtà non è così perché la simbologia dell'albero è qualcosa che appartiene anche alla teologia cristiana. Certo, prima che il cristianesimo arrivi a fare propria tale simbologia, dobbiamo analizzare come anche gli altri popoli, ad esempio mesopotamici, ma anche a nord delle Alpi, interpretavano il simbolismo dell'albero. Va detto infatti che l'albero, proprio per la sua struttura, era collegato a, se vogliamo, ai tre mondi spazio-temporali, ovvero le radici erano collegate al mondo sotterraneo, il tronco al mondo dei mortali, mentre la chioma al mondo celeste. E vediamo infatti che anche proprio nell'Antico Testamento abbiamo la presenza di un albero, ovvero l'albero per eccellenza, l'albero della conoscenza, che si trovava proprio al centro del giardino terrestre. E poi abbiamo anche altre popolazioni antiche, ad esempio gli Egizi credevano e veneravano gli alberi. Gli alberi, infatti, in Egitto erano molto diversi da quelli che possiamo trovare, ad esempio, nelle foreste germaniche o comunque no, gli alberi tipici della macchia mediterranea. Tant'è vero che gli Egizi veneravano il sicomoro, il quale era un albero, sacro alla dea Hathor, e proprio a Menfi vi era un sicomoro particolare che era ritenuto essere proprio l'abitazione della dea Hathor, ma Hathor abitava anche in altri sicomori che si trovavano soprattutto lungo le linee di confine, dove infatti i campi coltivati lasciavano il posto proprio al deserto, ed è anche l'albero del sicomoro l'alimento attraverso il quale i defunti nella loro vita ultraterrena si cibano. Ma non solo egizi, ma anche nell'epopea di Gilgamesh ritroviamo infatti l'albero degli dei, e ancora possiamo citare i Veda indiani, dove ritroviamo però l'albero capovolto, la chioma verso il basso e le radici verso l'alto, simbolo infatti che proprio la linfa divina scorre nel mondo e quest'ultimo si nutre proprio di tale linfa, o ancora l'Yggdrasil, il frassino cosmico tipico delle popolazioni germaniche e anche scandinave, che ritenevano proprio il frassino, l'albero che attraverso le sue fronde copriva proprio tutto il mondo. L'Yggdrasil infatti veniva, se vogliamo, interpretato anche concretamente nella vita di queste popolazioni attraverso proprio il taglio di abeti che venivano portati nelle abitazioni a ridosso infatti del solstizio d'inverno. Questi alberi venivano appunto decorati con degli oggetti semplici di uso quotidiano e veniva poi chiamato tale albero, albero di Yule, al quale si facevano offerte e anche appunto doni. Vediamo infatti che l'albero di Yule è un elemento fondamentale per queste popolazioni, proprio perché doveva propiziare il ritorno del sole, in quanto sappiamo che in quelle zone il sole scompariva per lungo tempo, a secondo infatti poi delle latitudini. Più ci si avvicinava infatti al circolo polare artico, più chiaramente il sole tornava a splendere, insomma, più tardi. E inoltre, dopo appunto l'albero di Yule, possiamo citare anche l'abete rosso, molto caro ai vichinghi, e perché quest'ultimo era un albero caratterizzato da questo particolare colore che appunto ricordava i raggi solari, quindi i vichinghi ne erano particolarmente appunto devoti. E poi abbiamo anche gli stessi greci. I greci infatti veneravano diversi alberi, è risaputo che sull'acropoli di Atene vi fosse un olivo sacro, così come vi erano altri alberi sacri alle divinità, come ad esempio nel santuario di Samodera ritroviamo un albero sacro, ma anche proprio la quercia era sacra a Zeus, e ritroviamo infatti querce sacre nei santuari mediterranei, quali poteva essere ad esempio il santuario di Dodona o di Creta. E ancora l'abete bianco era particolarmente importante per i greci perché quest'ultimo era consacrato alla dea Artemide, ma anche appunto a Poseidone, perché con l'abete bianco si
producevano proprio gli alberi maestri delle imbarcazioni. Per quel che riguarda invece il cristianesimo, vediamo che la teologia cristiana, e questo lo ritroviamo proprio nell'Antico Testamento, ha prodotto una singolare storia, ovvero l'albero di Jesse. Jesse era il padre di Davide e una notte fece un sogno, e in questo sogno vide che proprio l'albero con le sue fronde gli usciva fuori dal corpo, diramandosi poi in tutta la sua stirpe. Questa immagine ha avuto una grandissima fortuna iconografica ed è stata rappresentata in moltissime scene all'interno proprio delle chiese. Molte infatti vetrate delle grandi cattedrali gotiche sono istoriate proprio con questo tema. Possiamo citare ad esempio Chartres, Amiens, ma anche Saint-Denis, e ancora questo tema iconografico lo ritroviamo lungo le basi delle colonne, come può essere ad esempio nella Basilica di San Zeno a Verona, oppure nel grande complesso cristiano di Santiago de Compostela in Spagna. Ma anche i romani avevano l'usanza di celebrare qualcosa che assomigliasse chiaramente ha una venerazione di alberi. Sempre infatti nel periodo di dicembre solevano adornare le proprie case con tralci e tronchi o comunque parti di pini, e infatti lo stesso Tertulliano critica proprio questa usanza pagana che i primi cristiani, probabilmente da poco appunto cristianizzati, ancora appunto possedevano. Ma vediamo che comunque l'albero di Natale anche durante il Medioevo è appunto presente soprattutto nei paesi a nord delle Alpi. Sappiamo infatti che in Germania il 24 dicembre si allestiva un albero nelle piazze appunto principali e si dava vita al cosiddetto gioco di Adamo ed Eva. Su quest'albero infatti veniva decorato con mele che rappresentavano i peccati originali, parti di ostie che rappresentavano Cristo e poi altri insomma oggetti o comunque cibo, come potevano essere biscotti, dolciumi, frutta secca eccetera, e insomma si danzava sotto quest'albero. Ma il primo albero di Natale è probabile che sia stato allestito a Tallinn nel 1441. Seguiranno poi alberi di Natale presenti a Riga, e poi anche ad esempio nel 1570 a Brema, nel 1605 invece a Strasburgo. Da questo momento in poi infatti l'albero si diffuse in tutta Europa, in particolar modo anche a Vienna e a Parigi. Per quel che riguarda l'Italia, invece, l'albero di Natale è comparso agli inizi del Novecento, grazie proprio alla regina Margherita di Savoia, moglie di Umberto I, che volle allestire nella sala del Quirinale un bellissimo albero. Spero che il video vi sia piaciuto e che lo condividiate.